Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è stata una giornata memorabile. Il primo Euroderby è finito, la nostra Inter ha sconfitto 2-0 il Milan ed oggi è stata una serata quasi perfetta. L'unico rammarico è stato quello di non aver segnato il terzo gol, però detto questo, dobbiamo essere contenti e orgogliosi lo stesso perché oggi la nostra Inter ha offerto una grande prestazione. Onore a noi, onore a tutti loro, onore a tutti quei ragazzi che oggi ci hanno creduto, che hanno combattuto e che hanno giustamente sconfitto 2-0 quella squadra lì. Detto questo, parliamoci chiaro, non c'è stata partita. Mi ha ricordato molto la partita della Supercoppa. Primo tempo l'Inter è partita a bomba, segnato con Dzeko, poi 2 minuti dopo con Mkhitaryan. Il Milan è stato schiacciato per quasi tutto il primo tempo. Il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, loro 2 o 3 buone occasioni le hanno create, però non sono stati cinici sotto porta, nel senso hanno creato 2 occasioni pericolose. Una con Tonali dove ha colpito il palo e l'altra con Messias dove praticamente a tu per tu col portiere l'ha sparata fuori. Poi però per il resto l'Inter nel secondo tempo è un po' calata, questo bisogna dirlo. Non ha creato le stesse occasioni del primo tempo, però nonostante tutto non ha segnato in un'occasione clamorosa perché Dzeko si è ritrovato davanti al portiere. Purtroppo Maignan ha superato se stesso, ha fatto una gran parata e non ci ha fatto segnare il terzo gol. Però detto questo, sono contento lo stesso perché pure oggi l'Inter ha dimostrato di essere superiore, ha dimostrato di essere più forte, ha dimostrato di avere più mentalità, più qualità e più cattiveria. Questa era la cosa principale. Bisognava scendere in campo con questo spirito e oggi l'Inter non mi ha deluso per niente, anzi mi ha reso orgoglioso, ha reso orgogliosi tutti noi perché ricordiamoci, giocava la prima ufficialmente fuori casa, in uno stadio dove c'erano più tifosi loro e nel primo tempo ha dominato, ha schiacciato il Milan, non ha fatto pass, non ha concesso, ha fatto passare niente e nessuno nel primo tempo. È stato un dominio totale da parte nostra. Poi è chiaro, nel secondo tempo loro erano obbligati a reagire, a rispondere. Hanno creato un po', però tutto sommato nei minuti finali, soprattutto da dopo il 75esimo, io non mi ricordo grandi parate da parte di Onana. Onana ha fatto una partita quasi da senza voto. Da sottolineare la grande prestazione di Dzeko. Dzeko oggi è stato l'uomo della partita perché ha segnato il gol dell'1-0, ha fatto ballare la rumba a tutto il reparto difensivo del Milan, è ritornato a centrocampo, ha fatto gol, ha segnato, ha combattuto, ha conquistato falli, ha fatto tutto lui. C'è una partita da top player, cosa che lui è sempre stato, ricordiamocelo. Dzeko è sempre stato un attaccante molto amato dai suoi allenatori. Mancini ha dato le carte false per portarlo al Manchester City. A Roma ha segnato un numero di gol impressionanti. È sempre stato un attaccante decisivo, eppure oggi ha dimostrato tutto il suo valore. Ha segnato un gol che potrebbe entrare di diritto nella storia dell'Inter. Questo non lo può negare nessuno perché, ripeto, siamo un passo dalla finale. Detto ciò, però, dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere soddisfatti, dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo rimanere tranquilli però, perché come diceva il grande Trappattoni, non dire gatto se non l'hai nel sacco. Tu, prima di godere, prima di divertirti, devi ottenere il risultato finale. Tu ti sei portato chiaramente avanti, perché dopo la partita di oggi, se dobbiamo fare le percentuali, penso sia 80% Inter, 20% Milan, perché loro sono chiamati a fare l'impresa del secolo, perché per eliminarci loro devono vincere con 3 gol di scarto, che non è affatto una cosa facile, perché poi soprattutto loro per me rimangono più deboli di noi. Ok, che oggi erano senza Leao, che non è un dettaglio, perché giocare contro Leao non è come giocare contro Salemakers. Questo è evidente, infatti Darmian oggi ha passato quasi una serata tranquilla. Con Leao sarebbe stato diverso, questo è chiaro, però io penso che con o senza Leao, che sicuramente la sua assenza ha inciso soprattutto per il reparto offensivo del Milan, però io penso, Leao sì, Leao no, io penso che l'Inter comunque rimanga più forte del Milan, eppure oggi l'ha dimostrato. Molti nostri giocatori hanno un po' più di esperienza dei loro e oggi l'abbiamo visto, perché comunque giocatori come Dzeko, come Lautaro, come Barella,
come anche Mkhitaryan, delle partite di questo livello le hanno già giocate nella loro carriera, hanno già portato a casa anche dei trofei prestigiosi, loro eccetto Giroud, che è comunque un attaccante d'esperienza, però sono una squadra con una scarsissima esperienza internazionale e oggi lo si è visto perché è una squadra un po' più matura. Magari sarebbe, se il Milan di oggi avesse avuto un po' più di esperienza, magari sarebbe entrato in campo con un atteggiamento diverso. Invece sono entrati in campo un po' timidi, come un pugile che pensa prima a difendersi. Noi non ci siamo fatti pregare, li abbiamo colpiti pesantemente e per me siamo stati anche generosi, perché nel primo tempo, se il primo tempo fosse finito 4-0, non ci sarebbe stato nulla da dire, perché abbiamo colpito un palo, ci siamo mangiati dei gol colossali con Mkhitaryan, pochi secondi dopo il palo di Çalhanoğlu, Lautaro che ha preferito buttarsi per terra quando poteva rimanere in piedi, poi l'arbitro giustamente ha controllato quell'episodio e non ci ha dato rigore, perché bisogna essere onesti, non era rigore, Lautaro si è lasciato cadere, mi ha fatto un po' arrabbiare perché fosse rimasto in piedi avrebbe quasi senza dubbio segnato, invece si è lasciato cadere, ha provato a procurarsi quel rigore, purtroppo gli è andata male perché quello poteva essere un rigorino 20 anni fa. Purtroppo ora c'è il VAR, tutto si può controllare, ogni piccolo errore può essere rivisto. L'arbitro giustamente non ci ha concesso quel rigore perché non c'era. Se dobbiamo parlare di episodi arbitrali fino in fondo, so che non voglio fare il polemico pure dopo una partita così bella, però i milanisti che hanno parlato di episodi quest'anno, il rigore di Dumfries, queste cose qua, il rigore col Barcellona per fallo di mano di Dumfries, tutte queste cose qua, bene, a me mi sembra che ci sia stato un pugno di Krunic a bastoni in piena area di rigore nel momento cruciale del secondo tempo. Se quello non è un pugno, quello non è un rosso, non è un rigore, ditemi voi cosa sono i rigori, cioè gli omicidi, ditemi voi, però non mi interessa perché tanto l'Inter oggi ha vinto lo stesso. Una grande squadra vince anche quando ci sono degli episodi dubbi. Non, questo, su questo, questo se lo devono mettere in testa tante persone che parlano troppo e solo di arbitri, perché alla fine nel calcio vince sempre chi se lo merita e oggi l'Inter ha totalmente meritato di vincere. Questo non può negarlo nessuno. C'è una gara di ritorno da giocare, l'attenzione deve rimanere altissima perché il calcio è uno sport incredibile. Un episodio strano ti può cambiare la vita, un episodio difficile ti può rimettere in corsa, così come un episodio a tuo favore può uccidere tutte le loro speranze. Al ritorno devi essere ugualmente cinico e spietato come lo sei stato oggi nella prima parte del primo tempo dove li hai messi sotto da tutti i punti di vista. Però contento di tutti, orgoglioso di tutti, ecco Inzaghi, ti voglio fare i miei complimenti perché hai preparato molto bene la partita. Nella prima parte del secondo tempo, secondo me, hai cambiato anche i giocatori giusti nel momento giusto, perché nella prima parte del secondo tempo l'Inter stava perdendo un po' la bussola e lui invece poi facendo entrare Brozovic e Lukaku ha rimesso ordine. Non ho compreso la scelta del doppio cambio Gagliardini-Correa, quella mi ha lasciato parecchio perplesso, però va bene lo stesso perché poi non ha cambiato nulla se poi andiamo a guardare le occasioni, anzi forse nei minuti finali siamo andati più vicini noi al 3-0 che loro al gol del 2-1. Però detto ciò, va bene così, grande grande prestazione, ora bisogna staccare il pass per Istanbul. Non è facile perché mentalmente per molti dei nostri è la prima volta, però dobbiamo prendere il biglietto, staccarlo, solo questo dobbiamo fare, perché se facciamo anche una partita normale noi andiamo a Istanbul. Se non dovessimo passare io mi butterei giù dal quinto piano perché io ripeto, le percentuali sono 80% Inter, 20% Milan. Deve succedere veramente il patatrac al ritorno. Speriamo che non accada, speriamo vada tutto nel verso giusto perché l'Inter è superiore al Milan, pure oggi l'ha dimostrato e la regola è sempre la stessa. Di Milano è il simbolo regale, il biscione è l'FC internazionale. Milano siamo noi, questo sempre e comunque, indipendentemente dalla gara di ritorno, qualsiasi sia il risultato, noi a campo basso non abbiamo mai giocato. Oggi ci siamo presi la prima rivincita. Mezza rivincita, la rivincita intera ce la prenderemo settimana prossima. Speriamo di sì, perché ce lo meritiamo. Siamo più forti e meritiamo noi di andare a Istanbul. Oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Grandi ragazzi, peccato che non abbiate giocato con questo spirito pure in campionato, perché voi avevate tutte le carte in regola per giocarvi anche lo scudetto. Purtroppo in campionato abbiamo dovuto assistere a degli spettacoli ben diversi. Aggiungo purtroppo, però orgoglioso, orgoglioso di voi, dominatori sotto tutti i punti di vista. E adesso andiamo a staccare il pass per Istanbul, è fondamentale. Guai a sottovalutare qualsiasi aspetto al ritorno. Amala.